L'occhio super tecnologico di un drone per mappare i ghiacciai e monitorare dal cielo le risorse idriche. In un periodo in cui il riscaldamento globale sta accelerando lo scioglimento dei ghiacci su scala planetaria, il progetto DREAM dell'Alta Scuola Politecnica dei Politecnici di Milano e Torino, generando un modello digitale delle quote dei ghiacciai e confrontandolo con quelli precedenti, si propone di analizzarne lo stato di salute. Il ghiacciaio scelto come test per il progetto è quello del Belvedere della Macugnaga, in Piemonte, sul versante est del Monte Rosa, con un'estensione di circa 3,2 km quadrati e dislivelli di circa 400 metri. Carlo De Michele, del Politecnico di Milano. Stiamo monitorando il ghiacciaio del Belvedere perché negli ultimi anni si è ridotto notevolmente, ha perso 22 milioni di metri cubi negli ultimi 7 anni, quindi con una riduzione media dello spessore di 15 metri, con un arretramento di 5 cm al giorno. Il monitoraggio avviene 3 volte l'anno, in primavera, in estate e in autunno. I ricercatori hanno sviluppato un proprio drone multirotore con il quale vengono effettuati rilevamenti sia con la neve che senza, anche in luoghi inaccessibili, come ha spiegato Tommaso Francalanci. I principali vantaggi del drone sono che questo ci permette di accedere a quelle parti del ghiacciaio che non garantiscono un livello di sicurezza adeguato per poter mandare degli operatori a terra. Inoltre, col drone riusciamo a velocizzare l'operazione di acquisizione delle immagini. I droni sono molto più economici rispetto ai normali aerei ed elicotteri. Inoltre, sono anche più precisi perché volando ad una quota più bassa hanno una risoluzione più precisa, stiamo parlando dei 10 cm rispetto al mezzo metro dei normali velivoli. Una terza fase del progetto prevede lo sviluppo di uno sciame di droni che opereranno contemporaneamente per continuare il monitoraggio e allo stesso tempo permettere di validare le metodologie sviluppate per l'elaborazione automatica dei dati raccolti. Il progetto DREAM ha ricevuto il premio come miglior poster al 62esimo convegno nazionale della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia e i risultati del progetto sono monitorati dalla rivista The Cryosphere.